Siamo tornati su Enlisted, mi raccomando ragazzi, subito un mi piace al video per supportare il canale del Buon Devi e la serie Enlisted. Nell'ultimo periodo vi chiedo scusa perché ho caricato pochi video di Enlisted, però tra le vacanze, poi sono stato male, devo portare avanti anche War Thunder e World of Warships, Enlisted mi rendo conto che è passato un pochino in secondo piano, quindi cercherò di recuperare nei prossimi giorni, nel prossimo periodo. Allora, la prima cosa da fare qua, allora dobbiamo dire subito un paio di cose. Che ultimamente sto vedendo delle squadre un po' sbilanciate da sempre, praticamente a livello ABR5. Sono ABR5, d'accordo. E quindi si fa un po' di fatica. Senti, l'elipotto te lo metto qua però. Ti piace? Faccio un po' di fatica. Una cosa fra tutte che mi dà particolarmente fastidio è il fatto magari che un giocatore sta lì a sganciare delle bombe da 50 senza portare effettivo aiuto alla squadra per non so quanto tempo, d'accordo? Io invece sono il primo che via, sgancio le bombe, cambio subito unità, d'accordo? Perché altrimenti non posso stare lì a bloccare il tutto. Mi dissocio da quello che ha detto. No. Miseria. Ok, va bene. Andiamo con il bombardiere. Sì, me la sono giocata abbastanza male, sinceramente. Devasto proprio, stanno facendo questi. Vediamo se ho il tempo materiale per arrivare con il bombardiere. Almeno resettiamo. Rally point. Prego. Non è stata una scelta proprio fantastica. Alle volte cerco sempre di utilizzare troppo il lanciafiamme anche quando dovrei andare con il fucile, per capirci, commettendo degli errori anche banali. Ora, per esempio, no? Questa è una partita dove io potrei utilizzare solo ed esclusivamente il bombardiere. 14, via. Però non lo tengo occupato all'infinito. Uno, perché tra l'altro sono stato anche danneggiato, quindi non andrei a pilotarlo correttamente. In secondo luogo, se io utilizzo il bombardiere, magari serve un carro armato e viceversa. Quindi cercate di evitare di stare 3 ore con la stessa unità, capito? Qua abbiamo fatto il devasto e vabbè, facile, bombe da 250, tutti raggruppati, multikill, elementare proprio. Forse è stato un bene che siamo stati uccisi con il... come si chiama lì? Con la squadra lanciafiamme. Bombe sue, loro, ok. Vabbè, ci sta alla fine. Ce l'hanno anche loro, queste bombe da 500. 500 libre però, mi sa. Non 500 kg. Non dirmi che si vengono a prendere il cap. Tra l'altro tutti i livelli ormai... Tutti i livelli alti, tutti i marescialli sono. Fra, io ci provo, ci metto del mio, per quanto ci provo a far qualcosa. Ora non è che sono bravissimo, invincibile, però miseria, collaborate. L'ideale sarebbe, ovviamente, qua mettiamo subito un rally point tattico perché altrimenti questa, la vedo male sta partita, metto già le mani in avanti. 51. Guarda, anche qua magari, lo metto anche qui il rally point, non è troppo distante, una via di mezzo. Poi ci sono questi giapponesi, coreani, non lo so neanche io, che stanno invadendo i server, sono praticamente ovunque. E puntualmente sono delle bestie, sono degli animali, capito? Questi poi si stanno paracadutando. Guarda, allucinante. Il fatto dei paracadutisti cambia completamente il gioco, perché ti si possono paracadutare. Ma che succede? Aspetta, c'ho il colpo singolo, è vero? Ovviamente noi il carretto non riusciamo a... Ne ho ancora una?
Sono rimasto con un fucile a colpo singolo. Bravo. Stanno cappando però. O prendiamo uno o... Con sto soldato facciamo cavoli. Intanto l'ho preso. Ci metto anche una mina anti-uomo. Mettiamo quello che la casa offre. Poca roba, va bene. Ecco, l'ideale sarebbe tornare con il... Sai cosa ti dico invece? Che io ti torno con... Sono molto... No, andiamo con questo, dai. Mi servono un po' di razzi. Devo pulire un po' la zona. Volevo andare con la squadra lanciafiamme, però in realtà... Vediamo un po' di... Perché poi non abbiamo solo i razzi, abbiamo anche il cannone da 30 e da 37, quindi è un'ottima arma e siamo abbastanza veloci. Rally point lavora. Mettiamo un po' il muso su. Muso giù. Ho preferito distruggere lì, lo sai, anziché sparare al rally point. Forse ho sbagliato. Mazza che mira. Complimenti per la mira. Sinceramente dovevo fare di più. Andiamo di nuovo con il bombardiere. Vediamo di pulire un altro po'. Il cap se lo prendono, mi sa tanto. Non ho il tempo materiale per arrivare, vero? Dubito. No. Non ho distrutto quel caccia, incredibilmente. Con i 30 e i 37. Wow, alle volte mi sorprendo. In maniera negativa. Se resistete, pulisco. Speriamo di pulire. Malissimo. Ho fatto il P51, ma con le bombe ho fatto cilecca. Malissimo. Dove sono andate le bombe? Mi sono inclinato per cercare di buttarle proprio sul cap. Wow. Un fail clamoroso. Qua dovevamo farli scendere almeno a 600. Ah. Questi sono gli errori che vanno a incidere sulla partita in maniera negativa. Proviamo a buttarci vagamente in zona e vediamo quello che succede. No, resistiamo ancora un po'. Resistiamo ancora un po', facciamoli scendere veramente il più possibile. Poi se dobbiamo perdere, d'accordo. Ora servirebbe il rally point. Poi tra l'altro il rally point non lo... se non lo metto io puntualmente, il rally point non lo mette nessuno. È incredibile questa cosa. Vabbè. No, ma è inutile pure respawnare. Aspettiamo il prossimo. È incredibile veramente. Il fatto del rally point, forse mi fisso. Questi poi... Si vede che sono forti, sti coreani, non lo so che sono. Va bene. Rally point te lo metto qui dietro. Proviamo a resistere. Poi sono tutti i ranghi alti, guarda. Altissimi. Il massimo, ovviamente. Io vorrei spingermi un po' in avanti. Allora... Potremmo mettere un po'. Sì, vabbè. Volevo mettere lanciafiamme, ma. Su 10 tasti ne ho azzeccati 0. La frama, vero? Ma. Dove cavolo state? Non lo so, andiamo avanti così. Ma copritemi. Che
Il bello è che noi abbiamo qua un bunker con cui potremmo... No? Non riusciamo col bunker a... buongiorno. Non riusciamo mica a sfruttarlo. Sì, ma per quanto tempo li tengo a bada con il lanciafiamme? Per quanto tempo possiamo andare avanti così? Si vede, sono palesemente più forti. È palesemente. Molto più forti di noi. Secondo me dobbiamo... Ecco appunto, poi lui con la... Cioè, veramente, mi ha sparato dentro e mi ha preso alla grande. Andiamo con questa squadra perché voglio un po' di artiglieria. Voglio chiamare l'artiglieria se possibile. 10 secondi. Vediamo di, di prenotarci in tempo. La voglio chiamare proprio... No, sì, vabbè. La voglio chiamare proprio nel capo, lo sai, perché... Ecco, appunto, perché sicuramente questi mo provano. Vediamo se flanchiamo un po' da questo lato. So. Non lo so. 600. Incredibile. Stanno flancando da quella parte. Escono ovunque. Escono da tutte le parti. Forse dovremmo valorizzare questo bunker, ripeto, che non stiamo considerando. Ma c'è quello che è incredibile. È fottutamente incredibile. Andiamo di nuovo con il bombardiere. Dobbiamo ripararci in calcio d'angolo cercando il bombardiere. Perché qua però non dobbiamo mancare le bombe. Non dobbiamo mancarle. Non dobbiamo mancarle. Questo è il problema. Vediamo se i miei mitraglieri... No, niente, cappano... Arriviamo sempre tardi. Incredibile. Non riusciamo. Non stiamo riuscendo a fare nulla. Quello è il bunker, vero? No? Sì? Sganciamo. Vediamo che succede. Poca roba. Poca roba, io farei un altro passaggio con i bombardieri. 650, 2K. Se li facciamo scendere a 400 è anche tanto. Un ritorno amaro su Enlisted, sinceramente. Là comunque c'era vagamente il carro armato. Sono nettamente più forti. I mitraglieri qua non posso fare niente, devono vedersela loro. No, guarda, i coreani, non so, sono degli animali proprio. Inteso come, no? Che sono forti. Non lo so. Stanno gappando di nuovo. Non ricordo neanche com'è questo gap, se è dentro case oppure è libero. Perché se è libero, ovviamente le bombe sono più efficaci. Qualora riuscissimo a beccare qualcosa... Perché sono un po' di appuntamenti che ormai non riusciamo a fare niente. No, raga, non so più bombardare, che vi devo dire? Non becco più niente. Non becco più niente. E il cap lo vanno a prendere. Anche semplice, anche in maniera piuttosto banale. Ma miseria ladra, guarda qua, guarda. 150 metri.
No. No, 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 non ci siamo. Se lo prendono. Anche con una semplicità disarmante, mi verrebbe da dire. Cioè, io, ok che magari non ho bombardato bene, però miseria. Hanno praticamente, non lo so, cioè, attaccano con una semplicità quasi disarmante, credetemi, disarmante. Non so più che cosa fare, non c'è il tempo materiale. Ora arrivano di nuovo con, eccolo qua, bombe, in testa proprio, vai. È incredibile. Ovviamente è più facile bombardare con un caccia rispetto che con un bombardiere, no? Mi è rimasto solo questo. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Mi ci metto pure io a mancarlo in maniera clamorosa. Meritiamo la sconfitta, c'è poco da fare. La meritiamo, punto e basta. Ah, non lo posso manco usare, stavo aspettando. Vabbè, no, nulla. Se non lo posso utilizzare. Via, preso. Bello, l'ho ucciso e gli è esplosa lì la granata al fosforo. 538, guarda, mi sento soddisfatto se li portiamo a... a 300. C'è sempre quello, sa? C'è sempre quello. Sembra che giocano in automatico. Cioè, sembra che giocano proprio in automatico, capito? Non hanno, cioè, una persona, umanamente parlando, come fai a reagire in quel modo? Non puoi. Bah! Vabbè. Bravi loro. Io sto provando a dire la mia, ma... Tra l'altro sembra che non muoiono mai. Lo sapevo che mi buttava giù. Non ho più non ho più la bomba perché la cosa perché. No, vabbè. Non lo so, non lo so, non lo so. Con il bombardiere stiamo andando male. Mi conviene rimanere a terra. Rimaniamo a terra. 400. Sul carro armato anche ho fatto veramente nulla. Ho fatto cavoli contro il carro armato. È sempre qualcosa che arriva sa ad attaccarmi.
Andate a quel paese, andate. Andate veramente a quel paese. Andate veramente a quel paese. Arriva il carro armato. No, nostro, ok. 300. Mantenete le posizioni. Cioè, ci stanno letteralmente massacrando. Ma sto lurido con il caccia, sto lurido con il caccia. Sto lurido con il caccia. Hanno, raga, è come se hanno proprio la mira automatica. Il tempo che parte la fiammata, loro stanno già a sparare. Cioè, secondo me è umanamente impossibile. È umanamente impossibile. Vabbè, li abbiamo fatti scendere a 300. Era l'obiettivo minimo, quindi figurati. Figurati. No, io insisterei da quella parte. Io insisterei da questa parte e dobbiamo rimanere in cap. Io insisterei a mettermi qua. Proviamo a pushare un po'. Li rallentiamo. Devono avere un rally point da queste parti. Ovvio. Ogni soldato ucciso è tempo che guadagniamo. Da là rally point, si sente. Si sente, si sente, si sente, si sente. Ci stanno massacrando. O lo vuole. Sai che vuole massacrare? Massacrare. Quello là, massacrare. Hanno il rally point lì dietro. Hanno il rally point lì dietro. T'ho detto che il punto nevralgico è questo qua. Quella miseria ladra lurida maledetta. Veramente mi stanno facendo girare le scatole, eh. Mi stanno facendo veramente girare le scatole sti luridi. Ma quanti sono? Da dove sono usciti tutti questi? Troppo, no, sono troppi. C'è l'invasione, c'è l'invasione, c'è l'invasione, c'è l'invasione. Non si fa, non si fa più niente. C'è l'invasione, non abbiamo rally point, non abbiamo più niente. Abbiamo perso. Abbiamo perso il rally point, basta. Sono tutti lì dentro. Ma io vorrei far notare a un certo punto invasione. Abbiamo fatti scendere a 100. Abbiamo fatto veramente il massimo. Non c'era niente da fare. Sono delle bestie, sono delle bestie. Ma com'è possibile? Ce l'ho messa tutta, sono più forti. Risultati. Ah, secondi. Cioè, ci prendiamo il lusso di arrivare secondi. Però dobbiamo dirci che uno se n'è andato a un certo punto. Maledizione. Posso capire se te ne vai a inizio partita, no? Dici, vabbè, oh, non è cosa, inizio partita. Uno neanche ci pensa. Ma nel late game, che ci lasci veramente in questa situazione, è inaccettabile. Siamo arrivati secondi con 70 kill. Poche, poche. Veicoli distrutti 6. Ma quando li abbiamo fatti questi veicoli? Con il bombardiere forse? Non mi ricordo neanche. 6275. Loro tutti in rango massimo. Ora io sono rango, sono un semplice capitano perché non sto giocando molto. È d'accordo. Però per dire cosa, che il primo, il secondo è niente. Questi sono 137, 121, 116. Come fai a vincere contro persone del genere? Cioè, si vede palesemente che c'è una netta differenza già di ranghi. Partiamo da lì.
Però ripeto, ci abbiamo provato e abbiamo perso. Nonostante le squadre fossero totalmente, sì, vabbè, pensavo si fosse buggato, fosse totalmente, le squadre sono totalmente equipaggiate, però non ce l'abbiamo fatta, forse per una questione prettamente di tattica. La tattica è mancata. I bombardamenti sono stati veramente un fallimento totale. Penso che abbiamo perso lì la partita. Se avessi messo a segno i bombardamenti come si doveva fare, penso che le cose sarebbero andate un pochino diversamente, anche perché l'abbiamo fatti scendere a 100, quindi stavamo vagamente tenendo. Poi l'errore è stato non mettere un altro rally point. Ci avevo pensato, ma non l'ho fatto, e abbiamo basato tutta la nostra offensiva difensiva con l'unico rally point che avevamo a disposizione. Levato quello, siamo rimasti fregati. Va bene così. Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sense.